Allora, in questa parte voglio prendere i tre cani leggendari. Ma è una parte un po' lunga e complicata perché li voglio prendere senza la Master Ball. Uno può farlo prima della Lega usando l'unica Master Ball a disposizione, può prendere uno dei due cani che scappano, cioè Terra Go. Suicune è semplice da prendere perché comunque non scappa. Ma bisogna fare una serie di cose, bisogna incontrarselo in giro per Johto. E non è semplicissimo, e poi appare accanto, non so così perché. Questa cosa è presa dalla versione cristallo, mentre negli originali oro argento vagava lui. Però comunque non sapeva Fabboato. Come si fa a fermare i cani? Allora, su HeartGold e SoulSilver bisogna fare così. Si va a prendere un Eevee alla casa di Bill e niente, lo si porta alla pensione e bisogna farlo salire molto di livello. Al 30, intorno al 30 Eevee imparerà staffetta. Poi bisogna fare evolvere per felicità di notte in Umbreon e imparerà Malo Sguardo. In questo modo la staffetta consente di eredita ogni modifica, sì, ma in realtà Malo Sguardo, se un Pokémon viene cambiato, si perde. Quindi se Umbreon farebbe Malo Sguardo, io faccio Pokémon e ne mando un altro, l'effetto di Malo Sguardo svanisce, mentre con staffetta no. Che faccio io? Gli mando, mo anche di questo vi devo parlare, gli mando Mr. Mime, che ha l'abilità antisuono. Cioè, vanifica le mosse sonore come boato. Benissimo. E con Raggiro gli vorrei dare anche Ferropalla. Mo' vediamo. Ma i cani sono troppo veloci. Ma quel Gloom mi serve anche. I cani sono troppo veloci per questo cazzo di Umbreon che ha una velocità bassa. È lento. Quindi che si fa? Gli si tira Zapdos, che ha un'ottima velocità, insomma. E gli si fa Tuononda, che gli riduce il 75% la loro velocità. In questo modo bisognerà incontrarli un'altra volta. E a quel punto gli puoi fare Umbreon con quella mossa. Poi, se uno. Io questo me lo sono trasferito da Rossofuoco e Verdefoglia. Uno potrebbe anche far accoppiare un Ledian e un Spinarax. Però, su Rossofuoco e Verdefoglia si trovano. Al bosco disegnato. Spinarax e quell'altro, magari, Ledibba. Mentre qui uno è un'esclusiva di oro e uno di argento. Comunque, uno può fare accoppiare un Ledian che sappia fare staffetta con un Spinarax. Ma non mi ricordo, maschio o femmina. Uno deve essere maschio, uno femmina, ma mi sembra Ledibba deve essere femmina, ma non lo so. Che ti nasce sempre quello della femmina. Comunque, il nascituro saprà fare staffetta, lo Spinarax nascituro, che non può imparare normalmente, e può fare ragnatela. Però su Pokémon HeartGold e SoulSilver la cosa si ovvia. Con Umbreon, mentre su Rossofuoco e Verdefoglia Umbreon non è proprio ottenibile perché il gioco non c'è una batteria interna, quindi è una cosa assurda, vabbè. Pensiamo a prendere sti cazzo di cani. Innanzitutto voglio pa passare qua, perché qui voglio farvi vedere che. Mo', spiegazione di un'ora. Questa è una parte che durerà molto, immagino. Ci occorrerà anche del repellente. Ancora non uso il repellente di prima. Mo' vedete che scade subito. Beh! Allora, Suicune, glielo quel testa di cazzo, ci vuole taglio qui, ve lo voglio far vedere proprio. Che verso da cretino. Ok, bisogna farlo scappa pure da lì, che arriva il rompicazzo. Vuoi fare combatte? Vai dentro al Monte Scodelle e non rompere. Ok. Allora, un buon punto dove incontra i cani mi sembra sia qui. Loro vagano per Johto. Mentre comunque c'è da prendere anche Latias. Accanto però. Anche Latias, ma ci bisogna fare un evento per. Lì cosa c'è? Se non lo scopro mo, non lo scopro mai. Ma dove si passa quando lì? Ma ci vuole Scalarocce lì, mi sembra. Sì, ma dove si passa non è dato saperlo. Qui basta battere questi handicappati. E dovrebbero venire qua i cani, ma la loro posizione non compare nel Pokédex, che ti fa zona ignota, ma sì nel Pokégear. Andiamo a sentire le musiche di Sinnoh. Password show, ma che è? No, lascia perdere un po'.
Comunque di notte conviene farlo perché si... per le scurbol. I cani, allora... che me ne segna uno, scusami? Segna un solo cane? L'altro dov'è? Ma che ho combinato qualche pasticcio che l'ho mandato KO? Può essere, non è da escludere. Allora, la posizione dei cani, io non so manco come cazzo... dovrebbe cambiare vagando di città in città. Ah, sta lì. Ma ora bisogna fargli cambiare posizione. Devi entrare in una città, non in una grotta. Ma manco tanto, perché li devi rincorrere a volo. Col volo. Non so, a volte... ma non è che sta qua proprio, mo'? A volte non me lo segna, che ne so. Cazzo è sto bug? Passo pure. Vabbè, importante stia Zapdos a livello 50. Fa un po' vedere. Tanto ti fa la musica figa se compaiono. Complesso, eh. Ma che ne... allora, lasci mi segna Latias, vedi? Ma dov'è sto altro cane? A volte te lo dà, a volte no. Niente, il problema è se ci vai a volo, lì... vabbè, ma... cambia un po' zona proprio. Ma... boh, a volte lo trovo, a volte no, che ne so... è strano. Di solito... sul rosso fuoco e verde foglia, sul rubino e zaffiro, bastava entrare in un edificio tipo questo e ti cambiavano la posizione randomicamente. Qui l'hanno capito e hanno un po' migliorato. Ora, quello lì vi dà fango bombe, eh? Porta... non quello, quello dopo. Andiamo qui e vediamo un po' se riusciamo a trovarlo. Ma col volo, tu gli fai cambiare la posizione, ma non. E poi il bello è che li devo incontrare parecchie volte, sti bastardi. Uno sparisce proprio. Ma glitchato, vabbè. Però facendo reset, forse, cambiano ancora posizione. Vediamo un po'. Oh, è qui! È qui Entei. Poi Entei, tra l'altro, l'ho anche un po' indebolito. Un po'. Tolino po'. Non scappare, eh. Fai il bravo. Forse con reset si può fare qualcosa. Da un po'. Non voglio fare botti in testa, no. Forse è qui. Se ti fa la musica fica, esce lui. No. Non esce lui. Esce uno schifoso ratata. Però non faremo fuori per non far insospettire il cane. Aspetta, basta che non mi sfida questo, eh. Ancora Pokémon stupidi. Spinarax. Invece la Ladybug è esclusiva di argento. Ecco, ma è scappato. Figlio di troia. Mi sa che se tu fai compari troppi Pokémon... ma questi non l'ho battuti, a questo è il fatto! Coglioni, si è handicappati! No, non ci passa lì. Cazzo, i pigliamosche con i Pokémon al 2, ti fanno solo perdere te. Dovrebbe sta qua, come dice il Pokégear, ma... qua, non sta qua proprio. Sta al... alla dogana, ma... sti cazzo di taglio spero l'abbiano tolti nelle altre generazioni. Eccolo! Si riconosce la musica. Ok, mo ti prendi solo una parte. L'avevo indebolito in una parte off screen. Tipo, quando mia nonna diceva ti pozza pigliare una paralisi. Facciamoglielo. Mo se ne va, lo faccio andare, non c'è problema. Però intanto ricompare la paralizzato e quindi Umbreon. Vai, rientra nel piano. Umbreon lo potrà bloccare. Però, mo mi viene un'idea che devo venire a sparare Wobbuffet. Perché? Un motivo c'è. Tanto salva stato.
Perché se mo mi dovesse comparire uno tra Raikou. Se mi dovesse comparire Raikou, ok, lo devo paralizzare, ma se mi appare lui un'altra volta, che faccio? Punto di domanda. Allora, devo mandare Wofati di modo che io possa. Ma nemmeno tanto perché. Mo che ci ripenso. Allora. È vero che non può scappare con Wofat, ma tipo fa boato. Dovrei sperare che te lo manda KO, ma è impostato che ti faccia boato subito. Sì. Diciamo di sì. È impostato che la prima volta ti faccia boato, quindi Wofat non servono né merito, cavolo. Allora, Entei. Io andrei alla ricerca di Raikou più che di Entei, allora. Perché così lo posso paralizzare, poi mettiamo Umbra in prima squadra, perché avevo detto. Se ti riesce Zapdos con Entei, io posso impedirgli la fuga con Wofat. Ma dopo lui gli fa boato a Wofat. Quindi serve ben poco. Wofat perché ha l'abilità speciale. E allora, qui c'è Entei, ma c'è un problema. Che lì c'è la via gelata, non potrò mai andarci. Per cui. Vabbè, comunque se il Poké darmelo da vicino, mettiamo in prima parte. In prima squadra coso. Il problema resta indebolirlo, ci vorrebbe anche Scizor, magari? No, che ci si gli fa Scizor? Vai cagnolini, non fate i cattivi, vaffanculo figli di puttana. Ma incontrarlo devi cambiare varie città, eh. O a culo con i reset, vai. Cerchiamo di cambiare andando, che ne so. Muoviti un pochettino. Andiamo a Marantopoli. Non so se queste dogane gli fanno cambiare zona perché vede il gioco e vede che hai cambiato area. No, non gliele fa cambiare. Ma il discorso è o ci vai a piedi, teoricamente anche fattibile con un repellente, o ti fai un bel giro. Qui è uno dei punti dove si può incontrare, ma. Come osi rompere, oh? Una parte così importante. 100 esperienza? Tutta questa esperienza per uno Spinarax? È bello, a volte scompare Raikou. No, a volte scompare Entei. E vabbè. Proviamo a resettare, a far volo, così dovrebbe ritornare. Però il più delle volte è a culo perché resetti e te li trovi lì. Con i reset devi provare. Allora, non è nemmeno tanto lontano in te, eh. Proviamo con un bel repellente. Allora, Umbreon prima in squadra. La zona non l'ha cambiata. Aspetta, devo capire se è quella per Ebanopoli. Non è quella per Ebanopoli. Vai con un bel repellente max. Se volo naturalmente cambia zona. Cazzo, stai repellente max, la solita storia. Ma non so se ha tempo sta cosa, loro cambiano zona. Allora, che tu cerchi tutta la roba qua. Non so se si può assegnare il Pokédex. Pokégear. Perché ho messo qua il repellente? Ci stava un punto di natura morta, cioè non ci stava niente. Vediamo un po', dovrebbe stare qui, eh. Qui. Se, aspetta, repellente, lui è al 50, quindi lo scaccia. È un po' lontano, è verso Violapoli. Lo rimetto, no. Però cammina, non correre. Che se corre è un casino. È qui, eh. È Raikou, ferma, non è Entei. È Raikou. Ora mettiamo il repellente che è a livello pari, quindi non lo scaccia perché Zapdos è al 50. Dai. Conviene sempre portarsi dietro uno con taglio quando è così. Verso cretino, guarda. Ci sei? No. Dovrebbe stare qui secondo il Pokégear. Il repellente scaccia i Pokémon a livello inferiore. Ecco, porca madonna! Figlio di troia! Figlio di troia di merda, figlio di puttana, porco dio! Figlio di puttana!
Gran figlio di puttana. Ma guarda, dai, ma non è fattibile sta cosa. Ma no, 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 no. Ma ti meriti di morire per Gloom, guarda, pezzo di merda, mi hai fatto scappare il cane, figlio di troia. Ma pure il numero vuoi, ma non rompere! Figlio di puttana! Me l'ha fatto scappare! Testa di cazzo, sti allenatori di merda! Impiastri! Ale! Impiastro di merda, ha fatto crashare il gioco! Impiastro di merda! Niente, vanno battuti anche gli allenatori che possono, in quelli stupidi, che in qualche modo possono intralciare la ricerca dei cani. Quello, senza sospettito, mi doveva mandare i Caterpie al 3, e però ha fatto scappare il cane. Allora, stanno qua, stanno qua, stanno qua. Allora, ma quando resetti è facile incontrarli. Allora, chi c'è lì? Mi sembra Raikou, eh. Quindi Zapdos prima in squadra va bene. Ecco, è scappato. No, sta lì, aspetta. È lì. Finito l'effetto. Si mandò sta verso Fiordoropoli. È qui. Qui. Dove? Qui non c'è erba, qui. Qui, qui, fermati, fermati, è qui. No, 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 tu non ti insospettirai. Non è. Mi segna qua il Pokéger. È qui, qui, è qui, è qui, è qui. Il repellente, esci. Ma se non sta qui, sta qua, ho capito. Basta non si insospettiscono gli allenatori. Questi ho battuti tutti, mi sa. Qua dovrebbe sta. No, non c'è. Porca madosca. È scappato. Allora, messo il repellente. Dai, se sta qua. Esci. Forse ho capito dove sta. Basta non ci sta qualche allenatore che si insospettisce. Qui dovrebbe sta. Esci, escimi, escimi, escimi. Escimi. Vaffanculo, va. Miseria. Ma gli piace fa sto gioco. Ok, stanno tutte e due qua, ma un bel problema. Chi metto? Sicurezza Umbreon. No. Non c'è. Stupido Magnemite. Stanno qua, dai. Non devi cagarmi il cazzo, Magnemite. Eccolo. Qualcuno dei due. La musica Entei. Perfetto. C'hanno le musiche simili ma diverse. Allora, figlio di puttana. Allora, sei più lento di me, no? Beccati sto malo sguardo. Ricordo che la paralisi riduce la velocità del 75%. Entei non può scappare, aveva fatto fuga e quindi... il coso gliel'ha impedito. Vai con staffetta. Ora. Ok. Ora mandiamo Mr. Mime. Che adesso se lui mi farà boato. Ah no, pestone. Vabbè, comunque l'effetto di malo sguardo è mantenuto. In più, se fa boato, Mr. Mime è immune grazie ad antisuono.
Io farei schermo luce per iniziare, così i danni da attacco speciale, se fa qualche attacco di fuoco e dovrebbe avere con lanciafiamme, riceve metà. Aia. Allora, c'ho ricarica totale, facciamogli ricarica totale. Però è da fa di notte per le scuro ball, eh? Altrimenti master ball e ciao. Boato, ecco, avete visto, antisuono bloccato. Allora, Mr. Mime si trova sotto al laboratorio di Oak, a Biancaville, e va allenato un pochettino. Facciamo questa mossa stupida, ecco, foglia magica, non è molto efficace. Parizzano un po' gire, io lo indebolirei di un altro po'. Oltre a ridurgli la velocità per farti attacca prima Umbra, non è necessario paralizzarlo per la questione del, che è leggendario e difficile da prendere. Non l'ammazza, ok. Mo si può provare a prendere. Attacco di Entei fallisce. A suon di Scuroball, 28 Scuroball. Vabbè, un figlio di Troia. Allora, io gli manderei anche una difesa X, che non ho, porca miseria. Non l'ho difesa X, avrei dovuto comprarla. Avrei dovuto comprare difesa X, sì. La compreremo per Raikou. Perché per Pestone potrebbe essere un problema. Mentre la barriera comunque dovrebbe proteggere Mr. Mime dagli attacchi. Per un po' di turni. Però devo stare anche attento al livello DPS. Ci vogliono molte pozioni di ste cose. L'ho quasi finita. Mo' per Raikou dovrò tornare allo store. Boato, antisuono, l'ha bloccato. Nemmeno io potrei fuggire che sto sotto turbofuoco. Lui sotto malo sguardo. Però ripeto. Preso, sì. Bene. Ripeto. Malo sguardo se uno fa malo sguardo... E tu fai Pokémon sostituzione, ma lo sguardo perde effetto. Solo con staffetta mantiene l'effetto. Allora, mo direi che la prima cosa da fare è andare al centro commerciale di Fiordoropoli e fare un po' di acquisti. Allora, al centro commerciale di Fiordoropoli ho comprato un po' di... niente di che. Una super pozione e soprattutto una difesa X che ce la vuole. Perché Mr. Mime è vero che blocca, ma... Però non ho curato i Pokémon, mannaggia. Allora, sono andato al centro commerciale di Fiordoropoli e ho ritirato Wofet dalla pensione perché ho tolto quell'area, ostante non penso che tutti faranno con... se uno vuole fare con Umbreon in questa versione. Quella è per Rosso Fuoco e Verde Foglia. Dicevo, per far evolvere velocemente Eevee in questo... Bisogna rifarlo arrivare a 220 di felicità. Tuttavia non c'è modo di prenderlo con la Friend Ball che lo porta subito a 220, come ho fatto con Crobat. Allora si fa così. Si va dall'Elimina Mosse, si comprano tantissimi ritorni al centro commerciale di Fiordoropoli. Si va all'Elimina Mosse e si fa ogni volta. Glielo metti, glielo cancelli, glielo metti, glielo cancelli, glielo metti, glielo cancelli, glielo metti, glielo cancelli. Gli sale di 1 la felicità, arriva a 200 in un colpo solo. Da 200 in poi insegnargli l'MT non fa più effetto, però lo fai salire di una ventina di livelli e quello diventa Umbreon di notte. Adesso cerchiamo Raikou. Ho messo Wovafet perché non lo fa scappare. Oh, è vicino. È vicino. Però devo paralizzarlo, quindi Zapdos prima in squadra. Allora, è sopra Fiordoropoli, ma lui tenderà a cambiare zona, Lo stronzetto. Botta di culo. Non ci credo, manco se c'è. E sempre portarsi un Pokémon con taglio, in questo caso Gloom. È qui, Non è lontano. Basta che io abbia battuto tutti questi. Dai un po' il repellente, per favore! Il repellente, Cristo! Uffa, sto zaino! Chi l'ha ideato? Quello di diamante e perla è 100 volte meglio! È 100 volte meglio! Non si capisce un cazzo in questo zaino! Non si capisce! Porca miseria! Tanto lui è scappato, vuoi vedere? No, è qui ancora. Il repellente Zapdos è al 50, lui è al 50, quindi non lo scaccerà. Basta che fa come prima che si insospettisce qualcuno. Li dovrei aver battuti tutti, Porco Dio! Porco Dio! Figlio di puttana! Niente, questi sono peggio del coronavirus, questi qua. Ovviamente l'incontro col... No, non l'ha fatto scappare.
Levati, levati, levati! È nel parco nazionale. Ma sono un cancro, questi. C'è la garapiglia mosche, vabbè. Fa ride prenderla la garapiglia mosche. È qua, sì. No, 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 se vi insospettite voi, Oh, dovrebbe sta qua, mi segna qua il gioco. Ma stava lì e non è uscito? Ma che cazzo ne so. Ma che si trovi qua la garapiglia mosche mi sembra un po' difficile. Ma non è che è buggato? Lo segna qua il gioco, che ne è? Qua, forse ho capito dove, aspetta. Però io ho paura di non aver battuto quel pigliamosche lì. Pento, penta. Figlio di puttana anche questo. Un Venonat al 15, ma vai un po' a maffanculo. Vediamo un po' se ha cambiato zona. Ho capito dov'è qui. Ovviamente chiede il telefono, così. Dovrebbe star qua ancora, Vediamo un po'. Ma giusto la tua onda si deve prendere. Non c'è. Vabbè, boh, è buggato. No, non è buggato, scappato. Beh, mi hanno fatto perdere tempo questi. Lo segna qua il gioco, mo. Sotto Violapoli, in teoria, ma... ci credo poco, ce lo trovo. No, zona... non rovine d'alfa, lì è zona grotta scura. Vediamo un po' se è ancora qui. No, perché così... tu più vedi il Pokéger, più lui ti scappa. Vabbè, ma soprattutto quegli allenatori sono un cancro. Se tu non l'hai battuti, sono un cancro questi. Eh sì, vaffanculo. Lì l'unico modo è volarci. E poi vedi dove cazzo sta. Cazzo di roba, guarda. Quegli allenatori di merda. Porca miseria, guarda. È la seconda volta. Quando ti chiede il telefono, lui cambia zona. È impostato così. Porco dingi. Gli allenatori del ca... bisogna sconfiggere gli allenatori che possono creare un grosso intralcio. Ma il fatto è che non ci posso arrivare a piedi. Porco Dio. Ma come fai ad arrivare a piedi lì? Da matti, impossibile. Ecco, ma anche lì è impossibile. Quei cazzo di allenatori di merda che ti devono vedere sfida. No, il bello è che la guardia non ti ha chiesto il telefono. Quel pigliamosche sì. E è la seconda volta che quando uno mi chiede il telefono, lui cambia zona. Porca miseria, troia, sti handicappati. Ma perché uno è costretto a fare le battaglie se non vuole? Porca miseria, guarda. Mo alla godira, mo non lo trovi. Niente, il reset ci vuole quando è così. Quando fa così ci vuole il reset. E speri di trovarlo resettando sempre, perché se gli vai dietro è da matti. Salvi e fai reset, non un salvastato, un salvataggio vero. Questo mi preoccupa forte. Qui dove abbiamo trovato quello. Qua deve sta. Non c'è. Lì non lo trovi. Proviamo a prenderlo lì. Io ho già il timore che è scappato. No, sta lì in teoria, ma... quella pigliamosche di merda. Qua c'è una marea di pigliamosche che mi vogliono rompere.
questo Corragabelli non si farà mai trovare. Qua che cazzo ci sta? Ancora pare che stia qua, ma chiaramente se voli il figlio di Troia. Vabbè, se ci sta sì. No. O tutte, vammo rimmazzato. Lo segna qua. Vediamo un po'. Qui me lo segna. Ma non c'è. Boh. No, sta qua, dai. Ma il coso lo fa. Lo tiene lontano? Ma non è che sta qua, qui. Non lo segna qua il gioco. Un po'. Sta, pesca del repellente, dai. Eccolo, vabbè, il repellente allora, scusami, Ma. Ah, ma perché è al 40, ecco il problema. Un po' indebolito. Testa di cazzo che ti sei fatto attendere, A parte gli allenatori ti devono mandare Pokémon al 5, ma. E mo lo devo ritrovare un'altra volta, questo è il problema grave. Ah, testa di cazzo, sembra che si può munge qua, guarda, sembra c'è le mammelle. Guarda, dove ti sei rintanato stavolta? Nemmeno troppo lontano. Il problema è che ho finito i repellenti. Ma nemmeno servono, secondo me. No, servono durante la strada, più che altro. Durante la strada, sì. Comunque, se ho capito, si trovano qua e a Fiorlisopoli. Ad Azzalina proprio non hai modo. Anche se, uno, ad Azzalina, vorrei far vedere una cosa. È un buon posto per prendere Entei. Però come cazzo fai a trovarcelo? Devi fare il reset e trovarlo lì. Non recomente, ma non vi spiego perché. Eccolo, sta qui. No, non Zapdos, Umbreon. Dovrebbe stare qui, non mi scappa? No, non c'è, porca miseria. No, ti appare come primo. E vaffanculo, figlio di Troia. E vammo rimmazzato! Figlio di puttana! Non dovevi rompere i coglioni. Sì, sta lì, ma mo lo trovi. Si fa prendere questo? È bastato quel cambio di Pokémon per farlo scappare. Guarda, ti pia per il culo. Sta lì, ma. Capito che stai qui, ma dove, scusa? Là non ci sta manco l'erba. Mo cambia zona, guarda. No, sta qua, me lo segna, ma in acqua ti può apparire? Mi sa di sì, Mi sono detto appare pure in acqua questo. Ma in acqua addirittura, vabbè. Ma mi aspettavo sui cune, ma non tanto lui. Comunque. Cazzo, la Escabol ci potrei usare. Bello il background, però. Allora, mo che sei paralizzato, ti becchi un bel malo sguardo. Così non vai da nessuna parte. Non puoi scappare, perdi il turno. Io, infatti, ora faccio la staffetta, così faccio un cambio mantenendo gli effetti di malo sguardo. Tu, birbone, vorrei fare boato. Ma il signor Mr. Mime ha l'antisuono, così te la becchi in culo, sto boato. Ah, riflesso. Vabbè. Allora, c'è da fare una cosa. Raggiro gli devo fare, che c'ha rallento coda. Così rallentiamo di brutto lui. Madonna, già è paralizzato e c'ha il 75% di velocità rallentata. Con questo ne perde un altro 75%. Continua rallento. Quindi c'è la velocità ridotta due volte 75%. Quindi se c'ha 100 meno 75% fa 25 meno 75%. Roba di poco, comunque. Tanto per fa scena. Fagli un po' un bello schermo luce. Ovviamente riattacco io che sono molto più veloce ora.
Ma fallisce addirittura, poverino. Ora, che altro c'è da fare? Ah, c'è da fare una cosa importante. Una molto importante. Mandare difesa X a Mr. Mime, perché la barriera può difendere dagli attacchi, ecco, tipo attacco rapido, la difesa X serve. La, come si chiama? Schermo luce aumenta la difesa speciale, questo è l'attacco, la difesa normale. Ora, che gli farei? Una foglia magica che è super efficace ma non ottiene lo stab, di tipo erba o psico. Va un poco psico, fammi vedere. È un problemino quella foglia magica, ma, lo vorrei indebolire, ma... Oh, non l'ammazza. Selvatico no, è sal... Allora, il problema è come lo finisco a indebolire foglia magica, c'ho paura che lo ammazza. Mi sa che me lo devo catturare così bello com'è. Schermo luce l'ha fatto? Ma perché è così veloce? Termina effetto schermo luce, ma vivi per il culo. Non ti suono, stupido. Allora, mandiamogli una ricarica totale. Non mi fido. Io lo proverei a prendere così. Ah, mo' è avuto successo? Lo però è lento coda, ma lo trovo nel PC, sì. Ma chi se ne frega. Proviamo, l'hai preso? Sì! Sì! E ne ha preso anche lui. Con le Scuroball di notte. C'hanno molta efficacia. E ci siamo trovati in acqua. Mo manca Suicune che, a differenza di questi stronzi, non scappano. Quindi possiamo fare una... Allora, Suicune è molto più semplice da catturarlo. Bisogna venire qui accanto. E ho ripristinato la mia squadra più o meno titolare. Ho messo Scizor per fargli falso finale. E Milotic perché c'ha cascata. Anche se c'è Swampert in realtà. Ma preferisco fargli cascata più che Surf. Per indebolirlo. Lui né scapperà. Lui è molto educato, si lascia prendere. Né scapperà né conosce Boato. Però bisogna, ecco, venire qui. Dopo averlo incontrato lì dove ci vuole il taglio. Ancora sto coglione. Sì, Eugenio, sta la fregna di tua madre. Oh, vuole combattere? Vai, 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 io non ti voglio incontrare. Ma questo è preso proprio un cristallo, non... Penso pure che sta sul cristallo, ma non lo so. Bisogna andare ad Azzurropoli e dove... andare dove si incontra Misty. E ora lui lo troveremo lì. Ponte Silenzio, mannaggia, un momento. Mi sfuggiva sto particolare. E poi bisogna andare dopo là. Ma qua ci sto, questi mi vorranno sfidare. No, non ci sono manco venuto qua. Infatti è tutto qua. Rosa Roma, cosa cazzo è? Sta zona mi piace, ma è una zona che puoi anche non visitare durante il gioco. Quagsire. Mi sa che c'è da battere quello. E qui dovrebbe essere lui ad attenderci. Spiace, non ti concederò sta sfida. Levati. Me la devo concedere per forza. Sfiro mi sta sui coglioni. Pigliati sta scarica. Ma vaffanculo. Allora, lui dovrebbe essere qua. Eccolo. E mo stavolta si può andare a Azzurropoli. Mordi deve rivenire il coglione. Vabbè. Vorrà fare la battaglia. Vuoi perdere? Quindi perché è rimasto qui? È un posto particolare, cioè alla sua amata spiaggia a nord si forma un alto piano. Tu me l'hai detto, mo. No, vabbè, dove si incontra Misty? Ma l'animazione è uguale a quella di Rosso Fuoco e Verde Fuoco, sì. Identica. Quella di Rubino e Zaffiro. Quella è uguale. Non hanno cambiato per niente. E bisogna andare qui dove si incontra Misty. Gli allenatori devono essere battuti. Dove avevo detto di andare prima, ma che in realtà non ce l'ho trovato? Perché mi ero scordato quel passaggio e poi l'ho dovuto rivedere. Comunque dovresti incontrarlo dappertutto, tranne dove si deve fa taglio, che
È complicato. Ecco, lui è qui. Basta, che vuoi? Perché me non lo sfrutti tu? La musica sua è la più bella. E non scappa nemmeno. Bellissima sta musica. Tra l'altro esisteva, solo lui l'aveva per cristallo. Nebbia. Cristallo, perché era la mascotte di cristallo lui. La musica è veramente bella, altro che quella di Dark Rai, quella di Arceus. Questa è una musica bella. Ma la musica più brutta dei Pokémon non è Lavandoni, assolutamente, è quella lì dell'antico Shateau, anzi non ve la andate mai a sentire, è proprio crepi, bruttissima. Oltre che a quella di Drought, presente solo in Pokémon Rubino, non andate a sentire manco quella. Ci stanno delle musiche molto crepi nei Pokémon, eh. Allora, direi che gli fa una sega, mi sa che è meglio fare il surf con Swampert. Sì. Ah, grazie, me lo potenzi così, eh. Non so se è una cosa buona, eh. Guarda, un surf lo provo a catturare. Non lo devi ammazzare. Raggio Aurora. Vai con lo Scurbol. Dovrei riuscirlo a prendere. Non scappa. Non sa fare boato. Nell'originale, solo in Pokémon Oro Argento scappava. Tra l'altro, Pokémon Cristallo mi sembra che è l'ultimo gioco rilasciato per Game Boy Color. Addirittura nel 2003. Mentre già c'era il GBA, dovrebbe essere preso, diciamo di sì. No. Voglio finire questa parte. Basta maltrattare il mio Swampert, eh. Allora, sai che è? Se non ci fosse. Allora, facciamo un piccolo cambio. Nel caso non fosse ancora chiaro, che ho mi sono autoparlato sopra da solo, lui né scappa né sa fare boato. Però dicevo, nell'originale l'argento scappava solo ma non sapeva fare boato, mentre Pokémon Cristallo si comportava esattamente in questa maniera. Non c'è la cosa, vero? La pioggia. Questa musica 8-bit non era bellissima, così è veramente la musica migliore dei Pokémon, come hai sentito. C'è resistenza. Strano che quello non ci sfida prima di. Cioè, mi ha sfidato una volta a Fiorlisopoli. Comunque uno se lo incontra per strada. Basta, hai rotto. Aspetta, c'è Scizor, eh. Posso fare falso finale? Non ci avevo manco pensato. Livello 32. Vai col falso finale. Ok, ora un PS ed è paralizzato. Lasciati prendere. Se dice Scurabol si farà prendere. Meglio di questo non gli posso fare. Ma dipende, a volte. Perché la ball genera un numero casuale da 1 a 6.000. A secondo di quanto è più alto, è più probabile prendere il Pokémon. Facciamo una formula matematica. Andate a vedere tasso di cattura Pokémon su Central Wiki. L'ho fatto vedere una volta, ma non posso ogni volta a farlo vedere. Quindi con gli altri va generato un numero molto più alto di questo. E comunque ci vuole sempre la paralisi e pochissimi PS. Palle. Almeno questo non me lo puoi fare fuori. Fai un po' amnesia così non ti. Questo è sicuro che resiste per tanto. Che è diventato giorno? Basta, devo disabilitare le animazioni, eh. Cazzo, no, fa resistenza, eh? Sì, la sto facendo. Ma c'è un catch rate di 3 questo. Un tasso di cattura molto basso. Ma se usassi la Rapid Ball. No, lui non è rapido a Sfuggibo, non lo so. C'ho una Escaball, la uso. Una Mega Ball, una Timer. Una Timer Ball potrebbe rivenirmi utile. Con Rayquaza col cazzo e ma. Ma c'ho le Ultra Ball anche, usiamole un po'.
Vedete che lo prendo con la ultra. Mi stai scocciando, Suicune. Mi stavi simpatico, ma mi stai andando molto antipatico. La Timer Ball quando è efficace dopo 30 turni, mi pare. Ma sono passati, eh. Speriamo a finire Scuro Ball, poi gli tiro la Timer Ball. Sembra dopo 30 turni c'ha tipo 6 per, una cosa del genere. Però poco più utile della... Ma che cazzo, stesse Scuro Ball e non si prende? Ma quando si impuntano è così, eh. Si impuntano è così. Mi sa che è l'ultima Scuro Ball questa. No, non si fa prendere. Ti prendo con la Timer Ball mo, eh. Ha finito le Scuro Ball. Tiriamo via Timer Ball. Sì, col cazzo. Non ci ho mai preso nessuno con la Timer Ball. Sì, sono io con la Pokéball, eh. Cioè, chi mi ha detto uno una volta aveva preso un Mewtwo con la Pokéball? Io non ci credo. Secondo me è matematicamente impossibile. Cazzo, e basta. Finito Scuro Ball. Mo' col cazzo che si farà prendere questo. Con l'Ultra Ball gli fanno un cazzo. Dai, palle. No. So ce l'hanno classificato come rapido a scappare. Una rete ball non ce l'ho. No, ma meglio di quei non posso fargli. Sembra che il gioco, se vede il Pokémon con un PS, tende a renderlo più difficile a catturare. Ho notato questo. Bisogna sempre lasciargli qualche PS, allora. Boh. Come non si fa prendere? Boh. E piglialo, madonna. Quanta roba gli ho dovuto tirare. Ho tirato 50 ball. Questo mi ha fatto veramente resistenza. Si sarà stufato dopo. Ma chi se ne frega, basta, abbiamo preso. Oddio, è stata lunga sta parte. Ma vattene a fanculo, va. C'avevo una marea di ball. Guardate quando me ne sono rimaste. 9 ball, cioè avevo 30 ultra ball e 20 scuro ball, gli ho tirato 50 ball minimo. Vabbè, non ne faccio più, la parte è finita qua. Suicune che alla, a 8 deve essere il più facile, sta il più complicato, gli altri sono fatti prendere. Ci andiamo alla prossima, ciao. Piero Latias.